Buongiorno, oggi presento non un libro appena uscito, non una novità editoriale, ma un libro che ha già parecchio tempo alle sue spalle, 40 anni. È un libro pubblicato per la prima volta nel 1979, ricordo che la Costituzione Democratica o cosiddetta democratica in Spagna è del 1978 e che la morte del dittatore Francisco Franco risale a pochi anni prima, 1975. Questo libro ha un titolo, ebbe un titolo nella sua prima edizione, La letteratura catalana, con un sottotitolo piuttosto esplicito, La diversità culturale nella Spagna moderna. Il libro ebbe subito un certo successo, un successo di minoranza sicuramente, ma un certo successo dal momento che sull'argomento praticamente non è che c'era una bibliografia, né d'altra parte la realtà della diversità culturale spagnola e in particolare della diversità culturale catalana l'attenzione di un pubblico non specialista, non attento alla storia culturale delle cosiddette minoranze linguistiche. Pochi anni dopo, il libro ebbe anche una sua versione in catalano, dovuta, soprattutto alla volontà, della direzione editoriale di una casa editrice assai nota in quegli anni e nota ancora oggi, che è Edicions 62, e la traduzione fu curata, traduzione dall'italiano al catalano, fu curata da poi da Francesc Parcerisas, uno scrittore, poeta, traduttore, saggista, memorialista, professore universitario, critico letterario, con il quale poi sono rimasto legato fino ad oggi. È uno dei miei migliori amici e io sono onorato ovviamente di essere un suo amico. Però il libro nella versione catalana, che risale al 1983, quindi qualche anno più tardi, cambiò il titolo, diciamo su suggerimento di José María Castellet, che era, come è noto, il direttore letterario delle edizioni Edizioni 62. E cambiò radicalmente il titolo perché si intitolò Indagaciones sobre la modernità della cultura catalana. Cioè, quel legame iniziale tra modernità iberica e modernità catalana un po' venne offuscato, insistendo soprattutto forse in quanto si dirigeva il volume a un pubblico catalano, o per le ragioni che si vogliono, quel punto di diversità un po' si perse, naturalmente accentuando invece quello di modernità. Ora, da pochi mesi, è invece riapparsa, essendo addirittura scomparsa la vecchia casa editrice che l'aveva pubblicato, è comparsa una seconda edizione del volume originario, restaurando ovviamente il titolo del 1979, in una
giovane, piccola ma assai dinamica casa editrice romana, che si deve, diciamo, tutta la sua ideazione a una attiva redattrice e editrice che è Francesca Pagano. La casa editrice ha come nome un nome un po' particolare, Write Up, e pubblica sia saggistica sia anche narrativa, cosa che non mi dispiace affatto, perché i miei libri, anche quando sono saggi, io li concepisco sempre un po' come una prova narrativa. D'altra parte, che cos'è un libro di letteratura, anche di letteratura riflessa, di letteratura critica, un racconto? E quindi il libro torna quindi all'iniziale progetto, anche per un motivo, perché di fatto questo progetto è attuale. Dopo 40 anni, le tematiche, gli autori di cui io parlavo e parlo di nuovo in questa seconda edizione, sono tutti ancora attivi, attivi idealmente, perché la carica di diversità e, se volete, anche di dissenso c'è tutta. A partire dall'ideatore della cosiddetta Renascenza, che è Joaquín Rubio Ayors, il quale dette un po', stese un po' il certificato di nascita della modernità catalana, alludendo al fatto che cultura catalana, nella pratica impossibilità di proclamare o auspicare almeno l'indipendenza politica della Catalogna, rivendicava la indipendenza letteraria. A 40 anni di distanza, quando ormai in Europa la realtà catalana si è affermata, se vogliamo, ancora negativamente, perché nella lingua, nella cultura catalana, hanno pieno statuto di indipendenza nella comunità europea, ma certamente la realtà è molto cambiata. Se pensiamo al fatto che escono libri, che tutti i giornali, i maggiori giornali europei, e in particolare italiani, parlano del processo di rivendicazione e anche di richiesta di indipendenza della Catalogna dal resto della Spagna, non si può negare che questo discorso lo possiamo leggere, questo discorso di Rubio Ayors lo possiamo leggere anche da un altro punto di vista, e che cioè la richiesta di indipendenza, rivendicazione e anche forse costituzione di una indipendenza letteraria catalana, che all'inizio dell'Ottocento o a metà dell'Ottocento era anche forse un tatticismo politico, invece forse oggi possiamo supporre che il vero intento degli scrittori catalani, già subito dopo l'arrivo della dinastia Borbone nella penisola iberica, era proprio quello di constatare una difficoltà a intendersi tra catalani e spagnoli, e quindi a rivendicare la separazione
tra le due identità, che è anche due progettualità diverse. Tutta la storia della modernità catalana, della modernità poetica, della modernità letteraria e più in generale della modernità artistica e culturale, è proprio questo, l'affermazione di una richiesta identitaria che è anche una richiesta di separazione. Ecco, il fine del mio libro è stato quello, 40 anni fa, ma lo è di nuovo oggi, quello di chiarire le ragioni profonde che hanno determinato nella storia questa diversità. Grazie.